Ora di scambiare gli auguri di Natale con voi, della stampa, con i nostri amici ex consiglieri, ex assessori, gli amici di Fratelli d'Italia, e poi per fare un po' un bilancio di questi sei mesi, di quello che è stato il nostro lavoro come opposizione e quello che è stato il lavoro dell'amministrazione. Purtroppo questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da una serie di polemiche, probabilmente noi non avremmo voluto mai stare qui a discutere, però purtroppo le situazioni, i fatti, gli atti, le modalità che sono state usate non hanno potuto certo passare inosservate. Quindi oggi principalmente, come dice il collega Serra, saremmo voluti stare qui a parlare se era più o meno bello, che cosa si poteva fare di peggio, di meglio di quello che è stato fatto. Invece purtroppo ci troviamo, sono da circa 4-5 giorni che ci troviamo ad alimentare delle polemiche che chiaramente non avremmo mai, non era nel massimo delle nostre intenzioni. Purtroppo quando sei mesi fa il sindaco Michelini ha fatto la giunta assegnando al Barelli l'assessorato alla cultura, noi avevamo immediatamente sollevato qualche perplessità, soprattutto non per motivi personali né quant'altro, soltanto per l'inopportunità che un assessore alla cultura avesse poi le mani e i piedi dentro Caffeina insieme al suo leader, chiamiamo politico, Filippo Rossi. Quindi è normale che poi, partendo dalla manifestazione estiva di Ferento, dove anche lì avevano partecipato a queste iniziative personaggi vicino a Caffeina, si è proseguito fino a Natale, e ci sorprende che il sindaco Michelini continui a dire che lui non ci vede niente di strano e che lui stava alla Coldiretti e che quindi non vede niente di strano se lui poi oggi continua ancora ad avere rapporti con la Coldiretti. Anche su questo probabilmente a breve ci avremo qualche cosa su cui ridire, e anche su questo, per come vengono organizzate la manifestazione della Coldiretti, io ho già avuto modo di ridire qualche cosa, perché sinceramente quel mercatino con tutte quelle bandiere che partono da Viale Rachignano Capocci e raggiungono Piazza del Teatro, sinceramente non ci sembrano sotto Natale che siano la massima espressione natalizia. Quindi noi abbiamo qui oggi intenzione soprattutto di dire quello che noi abbiamo fatto, quello che sta facendo l'amministrazione di quello che avevamo fatto noi, e poi per scambiarci gli auguri. Probabilmente nel dettaglio vedo che il collega Marini è molto, seppure ben attrezzato documentalmente, quindi ci dirà, entrerà un po' più nel merito delle cose che stanno accadendo in questi giorni. Dunque, io come Fratelli d'Italia, insomma, che rappresento come capogruppo, ho accettato volentieri l'invito di Forza Italia a questa conferenza stampa, anche perché oltre appunto ad illustrare quello che in realtà c'è, è stato fatto, è stato seminato e si sta raccogliendo in questi anni, penso che era giusto anche vedere come gran parte, insomma, se non la totalità, insomma, dell'opposizione su certi temi non può essere che unita. L'abbiamo vista per quanto riguarda il bilancio, la volontà per esempio di ritornare dalla Tares alla Tarsu, perché c'è stata una grossa attenzione su certe tematiche, soprattutto su alcuni aspetti economici che andavano a impattare in modo gravoso e veramente sotto questo periodo ulteriormente appesantire, insomma, il bilancio familiare. E quindi da lì poi una serie di discorsi per quanto riguarda anche, non ultimo, l'aspetto della cultura, che tanto, insomma, è stato così colpevolizzato nella precedente amministrazione. Peraltro una parte ho seguito io personalmente come ex assessore alla cultura, abbiamo visto che tutta questa diciamo così, presentazione, tutto quello che era stato poi promesso e dichiarato a gran voce, poi abbiamo visto che si è sostanziato veramente, se non in quasi nulla, poco più. E quindi ci sembrava giusto essere comunque presenti qui per dimostrare che quando
i temi sono importanti e soprattutto hanno una rilevanza reale, concreta per la città, sia essa intesa come esportare o promuovere la cultura veramente o sotto gli aspetti che sono più di impatto, quindi come la tassa, insomma le tasse per quanto riguarda i cittadini, l'unione, la collaborazione di tutta l'opposizione come c'è stata e quindi come non verrà meno quella di Fratelli d'Italia, porta i propri risultati. Poi ecco, per un dettaglio, insomma, vedremo adesso, come giustamente l'ha chiamato la Lubertini, il collega Marini, nello specificare ecco, quali sono queste cose che sono state seminate e si stanno raccogliendo, insomma. No, io volevo, prima di Giulio, volevo dire soltanto che oggi siamo qui, Fratelli d'Italia e Forza Italia, perché rappresentiamo un po' la continuità della vecchia amministrazione, quindi anche gli altri gruppi non abbiamo ritenuto opportuno di invitarli, proprio perché oggi parliamo di quello che è stato, che sta succedendo e che comunque è collegato alla vecchia amministrazione. Non ci sono altri motivi per cui non sono presenti i nostri amici delle altre formazioni politiche. Anche qualche merito credo che la passata amministrazione, oltre che aver fatto superare la città di Viterbo un momento difficile come quello della crisi economica di questo paese, credo che qualche merito l'abbia da rivendicare. E quindi finita la campagna elettorale, dove in campagna elettorale noi al ballottaggio facemmo anche un Debian con tutte le opere che stavano andando in corso, oggi possiamo rendicontare alla stampa, alla città, quello che poi di quel lavoro è stato realizzato. In primis vorrei chiarire che l'UNESCO, il riconoscimento dell'UNESCO è un'attività che la precedente amministrazione, qui ci sono alcuni assessori che hanno lavorato in quella vicenda, con cui ho partecipato attivamente al risultato, credo che sia il risultato di un buon lavoro di coordinamento e di vicinanza con le altre amministrazioni, ma come ho detto già in precedenza, grazie anche a un governo che ci ha messo nelle condizioni di poter realizzare quell'obiettivo, cioè il sottosegretario Giro ci sostenne per quella iniziativa che è stata portata poi a compimento dal governo tecnico. Quindi in successione vi do l'elenco delle opere che noi abbiamo progettato, portato a gara, finanziato e portato a gara, che in questo momento è il nostro regalo di Natale alla città, perché poi alla fine aver lavorato politicamente significa realizzare anche delle opere dove ti puoi riconoscere. E quindi piazzale Mariano Buratti a San Martino, con un investimento di 80.000 euro abbiamo portato a compimento, stiamo portando, ci sono i lavori in corso, di un'opera da 420.000 euro. Riqualificazione di Viale Trento, in questo momento è in corso la riqualificazione di tutta Viale Trento con un investimento di 20.000 euro, abbiamo portato a casa un'opera da 120.000 euro. Ringraziamo in questo caso l'ex assessore regionale Francesco Lollobrigida, che ha accolto il nostro progetto. Il Parco Robinson è un'opera tutta nuova, realizzata, progettata dalla precedente amministrazione e portata a compimento per un valore di 150.000 euro. Mi dispiace dirlo, Piazza Fontana Grande, l'opera era già predisposta dalla precedente amministrazione e è stata realizzata in questo momento, quindi noi siamo contenti del risultato portato a compimento, ma l'avevamo già fatta. Piazza dell'Erbe, che ho detto? Fontana Grande. Ci arrivo dopo. Piazza dell'Erbe, scusate. Poi riqualificazione di Via Genova, vedete che ci sono i lavori in corso per un ammontare di 900.000 euro. La pubblica illuminazione,
che è stata appaltata da questa amministrazione pochi giorni fa, che nessuno però, e ci teniamo a spiegarlo, poi ha spiegato bene che cosa significa, oltre che la riqualificazione della palificazione dei 9.200 punti luce, oltre che l'abbattimento dei consumi energetici, oltre il cambiamento delle tecniche di illuminazione. Significa anche che dentro il progetto di riqualificazione significa anche la illuminazione artistica dei palazzi della città di Viterbo, non a spot come probabilmente è capitato con il Natale, ma l'illuminazione dentro il progetto richiesto da parte dell'amministrazione c'era l'illuminazione dei palazzi, cioè Palazzo dei Priori, e quindi mi auguro che vada a compimento presto, Palazzo dei Papi, San Pellegrino, e pensate, Prato Giardino, l'illuminazione di Prato Giardino, c'è anche quello dentro il progetto dell'illuminazione dell'appalto della pubblica illuminazione, e credo che sia opportuno che venga spiegato, perché io capisco una sindrome dell'amministrazione che oggi si trova ad appaltare tutto quello che noi abbiamo progettato, però che significa? Che la città, se c'è Marino o Michelino, la città è sempre quella, può essere migliorata dalle amministrazioni, dall'impegno, dalla volontà, ma comunque sia quello che abbiamo fatto noi, nessuno si poteva pure pensare che si poteva abbattere, ma non ci sono riusciti qualora avessero avuto voglia di farlo. Quindi pubblica illuminazione significa illuminazione artistica di tutta la città, cambiamento delle fonti di illuminazione della città, riqualificazione della palificazione e Prato Giardino pure. Quindi palazzi artistici sempre, non solo per Natale. Poi gli ascensori sono stati portati a compimento, gli ascensori di collegamento della Valle di Faula al Piazza San Lorenzo sono stati portati a compimento per un valore di 3.800.000 euro. Anche i due contributi presi dal Plus per utilizzare per ristrutturazioni sono stati portati a compimento, sia per quanto riguarda le piccole e medie imprese sia per la parte sociale. Io sono convinto che bisogna rimodulare al più presto questo intervento, perché non è stato consumato tutto, quindi sarà opportuno che ci sia un'accelerazione anche sia dai servizi sociali sia dallo sviluppo economico affinché si possa dare conto alla cittadinanza e utilizzare tutti i fondi messi a disposizione per questo tipo di attività, che sono 600.000 euro. La cavea nella Valle di Faul, eppure quella è stata ormai ultimata e devono partire i lavori, quindi per un valore di 2.300.000. Palazzo di Vico, anche questo, ultimato la fase di aggiudicazione e vale 450.000 euro, quindi anche quello credo sarà una cosa per la città di Viterbo. Le cose così sognate, no? Avere un percorso sotterraneo, avere una certa capacità di attrazione tramite le sue bellezze, io credo che quel recupero darà sicuramente un'attenzione particolare alla città, dove si potranno sviluppare quei agognati percorsi sotterranei. Poi abbiamo appaltata la palestra di Santa Barbara per 569.000 euro, quindi il centro sportivo a Santa Barbara sarà portato a compimento, il cimitero di Grotte Santo Stefano è in pubblicazione, poi bisogna capire se la maggioranza ha voglia o no di continuare, perché sento dei rumors un po' particolari, quindi comunque sia è in pubblicazione
qualora decidono di revocarlo, se ne assumeranno le responsabilità. Poi, quindi questo quello come elencato finora, stiamo a 13 milioni e mezzo di, questo è valore di investimenti creati quest'anno, 13 milioni e mezzo. Poi abbiamo, e credo che saranno, ci vorrà un po' di tempo, ma stanno ultimando, si stanno ultimando le procedure, la scuola materna di Santa Barbara per 3 milioni e mezzo, è già stata aggiudicata, credo che hanno qualche problema di natura burocratica, ma dovrebbe presto andare all'inizio dei lavori. Le mura civiche, il convegno è stato fatto per la riqualificazione e vale 1 milione di euro, anche questi sono fondi ministeriali. L'asilo di Santa Barbara è in via di ultimazione, questo è stato, è partito, i lavori sono partiti quest'anno e credo nei prossimi mesi sarà ultimato. Quello avrà la ospitalità per 60 giovani alunni, quella che dicevo prima, la cappella del convento dei Carmelitani Scalzi a Piazza Fontana Grande è anche quello ultimato e vale 800.000 euro, cioè l'aula del tribunale, la chiesa è disponibile all'ultimazione delle fasi procedurali, quindi anche quello già finanziato. Sto parlando di tutte opere, tutte finanziate, quindi anche quella sarà presto, sempre che non qualcuno pensi di fare altrimenti. Però comunque adesso è chiusa, è bloccata perché pare che ci piove. Però questi sono pronti, sono pronti il progetto, certo. Pronto il finanziamento, può anche sistemare questa cosa. L'Urban Center, che è la pensilina del Piazza Sagrario. Piazza del Sagrario, che vale 1.400.000, ci sono delle problematiche dovute alla gara, probabilmente un ricorso alla gara, però è pronto anche quello per essere, se non c'era ricorso al TAR molto probabilmente sarebbe stata già appaltata e quindi già pronti per l'attività lavorativa. Mancano all'appello il bike sharing e l'infomobilità, che credo che siano le opere comunque sia un pochino più semplici da realizzare, quindi naturalmente le priorità, come erano per me, sono rimaste per la successiva amministrazione, quelle di prima appaltare le opere più difficili dal punto di vista procedurale e poi arrivare a portare a compimento queste secondarie opere che valgono comunque sia 800.000 euro. E poi credo che già accennato Gigi, i 300.000 euro che insieme al collega Santucci abbiamo emendato, portato a compimento, un'iniziativa politica o sociale molto importante per noi, l'abbiamo reputata importante, quella di destinare alle persone, alle famiglie più bisognose, la totale, per certi versi totale, esenzione della TARSU, e credo che sia un risultato dal punto di vista anche etico in questo momento molto importante. Qui vorrei un attimino una piccola parentesi, diciamo che insieme ai colleghi, come diceva giustamente Giulio Santucci e Luigi Buzzi, è stata una grande, che ne dica l'assessore, è stata una grande vittoria quella di riuscire a tornare alla TARSU rispetto alla TARSU, perché noi abbiamo fin dall'inizio combattuto affinché avvenisse questo passaggio, perché non ci rendevamo conto che la TARES sarebbe stata in un momento di così grande difficoltà, sarebbe stato un bagno di sangue per le famiglie e per gli imprenditori, e alla fine devo dire che l'amministrazione ha ceduto in questa cosa, e quindi questo è il primo successo. Dopo, il successo successivo è stato quello di aver ottenuto di destinare questi 300.000 euro in questo fondo, da cui 300 andrebbero addirittura aggiunti
ulteriori 50 dal fondo di riserva, se in questi ultimi giorni, che parte già è stato utilizzato per il Festival delle Luci, e 50.000 comunque saranno destinati per questo fondo, quindi diventerebbe 350. Quindi noi su questo aspetto della Tares e Tarsu siamo orgogliosi di aver fatto una battaglia, che abbiamo convinto l'assessore, che all'inizio era totalmente contrario a questa iniziativa, anche perché leggendo in questi giorni i giornali si legge che alcuni comuni, tanti comuni che hanno aderito alla Tares, veramente la situazione è pressoché drammatica dal punto di vista finanziario. Quindi noi siamo particolarmente soddisfatti di aver convinto l'amministrazione a ritornare alla Tarsu e di aver fatto destinare queste agevolazioni, che riguardano non solo le famiglie ma anche le imprese che hanno iniziato l'attività nel 2013, questa somma di 300 elevabile a 350.000 euro. Sì, perché poi insomma bisogna che si avviva sempre la memoria, cioè noi ci dobbiamo ricordare poi le dinamiche che accadono all'interno delle commissioni o dei consigli comunali, perché ricordiamoci che la Tares era stata presentata come il regolamento migliore che poteva avere Viterbo, quando poi abbiamo evidenziato delle lacune, ma evidenti e grossolane, poi finalmente la maggioranza è tornata indietro e poi alla fine è stata la vittoria un po' di tutti. Anche perché quella norma che ha fatto il governo a ottobre significava che comunque c'era qualcosa che non andava. Noi abbiamo un po' cavalcato l'accesso al fondo di riserva, che di per sé già si chiama fondo di riserva, cioè un qualcosa che l'amministrazione tiene soltanto per casi eccezionali. Noi l'abbiamo proposto, ma ai fini sociali, cosa che invece qui c'è stato un accesso di ben 70.000 euro per altri fini che non sono certo quelli sociali, e quindi c'è un impoverimento a tutti gli effetti di questo. Ma ecco, insomma, questi sono elementi che non sono di poco conto. Teniamo presente che quello che ha detto il consigliere Marini, che è tutta una progettualità che è nata nella precedente amministrazione e si è poi sviluppata nella precedente amministrazione e vede oggi i primi passi nella realizzazione, non va di pari passo, ed è questa la cosa sconvolgente, con nuove progettualità. Cioè qui non si parla di altro, non ci stanno nuove proposte, non ci stanno nuovi lavori, non c'è nuova progettazione. Gli uffici stanno lavorando su quella che erano l'imprinting che era stato dato dalla precedente amministrazione, su quelle che erano le iniziative della precedente amministrazione. A tutt'oggi non c'è nulla di nuovo, quindi quello che era effettivamente la campagna elettorale lì è rimasta campagna elettorale. Pensiamo soltanto anche alle iniziative sulle frazioni, zero, il nulla, e sulle frazioni si è battuto tantissimo l'attuale maggioranza. Basta vedere che sono state spesi zero contributi per le festività natalizie, per esempio, o per la cultura in questo periodo per le frazioni. Quindi questa la dice lunga come allo stato attuale veramente possiamo dire che viva su un'eredità ricca e ricevuta così gratis et amore dei dalla precedente amministrazione. L'attuale amministrazione si è più contraddistinta per le promesse e per i proclami che sono stati fatti che per quello che poi in effetti è accaduto, perché si era partiti dal risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, e mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti qual è la situazione. Si è passata per l'arsenico, che era tutta colpa dell'ex sindaco Marini, e mi sembra che adesso invece abbiamo scoperto che le responsabilità sono della regione e non sono più della... Abbiamo parlato di chiusura del traffico, e sinceramente ad oggi, anche se è stato istituito un ufficio, è stato a malapena chiuso, tolto qualche posto auto sotto Natale nelle piazze, creando una serie di disservizi all'utenza. Si doveva spostare il mercato, e mi sembra pure il mercato entro l'8 dicembre doveva stare da un'altra parte. Cioè, diciamo che i programmi sono stati tanti, però purtroppo oggi quello che l'amministrazione sta raccogliendo sono soltanto i frutti della vecchia amministrazione, che poi quelle poche cose che sono state fatte mi sembra che stanno su tutti i giornali, sui nostri giornali tutti i giorni, creando e alimentando polemiche a non finire, anche per le modalità con cui sono state effettuate. Quelle 4-5 opere che ho elencato poc'anzi, dalla scuola Santa Barbara all'infomobilità, valgono 8 milioni di euro, che non so in
questi tempi risorse da sottovalutare. Diciamo che non sono stati, noi abbiamo portato a compimento il secondo lotto del Teatro dell'Unione, ci aspettiamo che presto vada in onda il terzo lotto del Teatro dell'Unione, anche se l'assessore in Consiglio Comunale ha detto che i fondi regionali sono in perenzione, cosa che ho qualche perplessità, però dato che l'assessore è Raffaella Saraconi, quindi naturalmente vedremo all'atto pratico quello che riuscirà il Comune di Lerbo a realizzare nei confronti della Regione ad avere il finanziamento prima possibile, perché io credo che ci sia stata già una perdita di tempo un pochino esagerata nel portare a compimento una variante in corso d'opera che è stata, ci hanno messo 6 mesi per approvare la variante in corso d'opera. Poi abbiamo realizzato in quest'anno anche le telecamere al parcheggio di Bagnaia, portando a compimento quell'opera richiesta dai cittadini. E poi mi stavo dimenticando che le terme IPS noi le avevamo lasciate con un percorso. Oggi, da quello che si capisce, poi perché non è che si riesce molto a capire quando facciamo un'interrogazione, perché quando facciamo un'interrogazione chiediamo delle spiegazioni, ci risponde l'amministrazione in maniera così evasiva, siamo costretti di solito ad andare a prendere le carte per capire, quindi le interrogazioni servono ben poco, perché ogni volta che noi facciamo un'interrogazione siamo costretti dopo successivamente ad andare a prendere gli atti e quindi a capire in maniera propria. Dobbiamo fare luce. Dobbiamo sempre fare luce. Siamo ciao Giovanni, siamo un impianto di illuminazione, quindi anche lì le terme IPS, che era la risoluzione, c'era a portare mano alla risoluzione di tutti i problemi, mi pare che la risoluzione da quello che si evince non ci sia ancora, ma molto probabilmente stiamo aggravando la situazione perché abbiamo cambiato percorso. Da quello che era un percorso già istituito non dalla giunta di centrodestra ma da un'amministrazione di centrosinistra che è quella di Marrazzo, che aveva dato un percorso, oggi si è cambiato il percorso e non sappiamo più sulle terme IPS che cosa si realizzerà. In ultima analisi vorrei tramite voi ringraziare e fare gli auguri a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale, perché per la prima volta, da quello che è la mia esperienza, l'opposizione non è stata convocata per fare gli auguri al personale dell'amministrazione comunale. Quindi l'unico nemmeno per ricevere. E per la prima volta il sindaco non ha fatto gli auguri con il consiglio comunale, ha scambiato gli auguri. Quindi naturalmente vi prego di poter, se potete, nei limiti della vostra professione, estendere a tutta l'amministrazione da questa umile conferenza stampa gli auguri alla città, al personale dell'amministrazione comunale, perché siamo stati oggetto di vessazione nel Natale 2013. Siete brutti e cattivi, non è che con questo atteggiamento le cose miglioreranno, perché poi ce n'è pure per la dottoressa Vanessa Sansone e al dottor Pepponi, perché naturalmente la dottoressa Sansone della associazione culturale La Novella non abbiamo detto niente di trascendentale, abbiamo detto quello che abbiamo letto, quello che dicono le carte, che il 2 di novembre è stata costituita, che il 6 c'è stata dicembre. Il 6 dicembre è stata una proposta, che il 10 è stata deliberata. Capite che è un percorso che chi conosce l'amministrazione lo vede un pochino anomalo, facilitato, ma non abbiamo paura di niente delle minacce
giudiziaria. Noi stiamo qui, si è arrabbiato anche il sindaco, quindi siamo qui per fare luce e per fare chiarezza su tutti gli aspetti che in maniera così dilettantesca porta avanti questa amministrazione. Per quanto riguarda anche il dottor Pepponi, credo che pure lui credo che debba fare un minimo di mia colpa, nel senso di aver pensato che la città di Viterbo dovesse diventare caffeina. Si chiama Viterbo da centinaia e centinaia di anni, non può cambiare nome, e quindi Viterbo manterrà la sua identità con un aspetto. Noi faremo in maniera diversa quello io ho fatto per credere, ho creduto in caffeina nella manifestazione, ho cercato di farla crescere per l'interesse della città di Viterbo, ma quello è il suo compito, non è un altro compito quello di gestire la città. Non è possibile, non è possibile. E noi sono tutti d'accordo proprio. No, non sono d'accordo quando il dottor Pepponi dice che la minoranza soffre di qualche sindrome psicologica. Garantisco che non abbiamo nessuna turba, siamo esenti da turbe psicologiche, siamo controllati, siamo sereni, vogliamo fare un felice Natale insieme a tutti voi, però siamo di una tranquillità, ma attenti a quello che si farà nell'amministrazione comunale nei prossimi mesi, nel prossimo anno. 5 anni sono lunghi e quindi noi staremo molto attenti. Dico anche una cosa sgradevole: per molto poco, molto meno, ho ricevuto un avviso di garanzia, molto meno. Quindi ma molto meno. Quindi noi dovremo fare attenzione a quello che l'amministrazione riuscirà a realizzare nei prossimi anni, e lo faremo con la giusta attenzione, senza non ci piace. Non so se ai colleghi è mai venuto in mente di poter fare esposti a destra e a manca. Assolutamente. Non ci piace farlo, non lo faremo mai. L'importante è che abbiamo davanti un sindaco che garantisca la città. Credo che sia la cosa essenziale. Che un sindaco garantisca anche a volte in maniera imparziale la città. Giulio, tu hai scordato un'opera che è andata a compimento, inaugurazione questi giorni, che non era della tua amministrazione, ma addirittura della precedente amministrazione Carbianelli. È stato inaugurato in pompa magna la rotatoria all'interno del quartiere Santa Lucia. Quartiere il ponte che collega il quartiere Santa Lucia con l'Ellera. Però io mi domando, perché poi mi ricordo che la pratica andò in commissione, che era ancora capogruppo del PDL, che quest'opera prevedeva, questo piano integrato prevedeva 3 opere importanti per la città, e la terza che manca è una rotatoria sulla Teverina. Io mi domando perché non c'era rotatoria sulla Teverina, perché il sindaco, ho visto che si è sperticato in complimenti verso le ditte che hanno realizzato le case, che hanno realizzato l'opera, però mi domando, la seconda rotatoria e il terzo dal valore di 300-400 mila euro, che fine ha fatto? Perché io abito lì, poi ci abito, lo vedo, un po' mi ricordo che l'abbiamo vista in commissione, quella è un'opera incompiuta, perché comunque senza quella rotatoria quel sistema non funziona, perlomeno funziona male. E io domando, adesso in amministrazione non ci sono, domando agli amici che stanno in amministrazione, che fine ha fatto la rotatoria di 400 mila? Faremo una verifica. Abbiamo attenzionato. Faremo una verifica. Lì, come tu saprai, sull'altra rotatoria c'era un contenzioso, per cui verificheremo adesso. Verificheremo attentamente e poi attenzionato. Stesso mezzo. Cercheremo di comunicarlo alla stampa se ci darà credito. Prego. Primo l'esposto in procura, se l'avete fatto. Ancora non abbiamo materialmente materialmente fatto. No, prima l'hanno. Materialmente è fatto, è mancato domani.
ci fanno lavorare troppo, ci fanno lavorare troppo, quindi... Pure per la vicenda della novella? No. Ancora no, ancora non è pronto. Però vabbè, non è che ci cucino sempre. Pronto, ma lo farete? No, non credo. No. Beh, lì però la Corte dei Conti, se può... Noi disgraziatamente l'avevamo anticipate a luglio, quindi poi dopo... Probabilmente ci penseranno altri a chiedere, non ci diciamo. Simone, noi avevamo chiesto a luglio le dimissioni di Barelli, poi dopo ci siamo fatti convincere, in una sorta di buonismo eccessivo, ci siamo fatti convincere a aspettare, vedere, sicuramente non è ancora esperto, cioè, speriamo che non migliora troppo in questo senso, perché se migliora tanto in questo senso diventa un problema per noi. Capogruppo, io ho visto soltanto due piazze, sinceramente, che non sono, al contrario di questa amministrazione, io non sono un grande frequentatore del centro storico, e devo dire che ho visto ieri parecchia gente a Piazza del Comune, che però era presa a fotografare l'albero di Natale piuttosto che fotografare gli effetti. A Piazza del Gesù non ho trovato niente entusiasmante. Qualcuno, ho sentito qualcuno che diceva, non sarebbe il caso di farlo sapere, però mi sembrava meglio quella di Medioera. Quindi faccio i complimenti all'amico Buzzi. Non c'è che... niente con me. No, beh, ogni fase non gli ha conflitto di interesse pure. Ma non c'è. Non c'è. No, persone, insomma. Scusa, Lanno, ma il discorso delle pubblicità invece proiettate tipo Times Square su Palazzo. Però volevo risponderti dopo. Delle pubblicità, io sinceramente ne siamo venuti a conoscenza. Ma guarda, allora Simo, per quanto riguarda le luci, non credo che sia l'innovazione che ci può portare miglioramenti come appeal turistico per la città. Ormai le luci, anche che non è stato pubblicizzato, le luci, le illuminazioni così particolari sono esistenti in moltissime città, ti dico tranquillamente, per esperienza passata in questi giorni, ho visto che ormai è una cosa tradizionale in altre città, e non cioè questa innovazione che, ripeto, ci avevano già proposto proprio ci aveva proposto proprio gli ideatori, quelli, prego, parla con me, parlo con Bertini, vennero uno di questi che progettano la festa di Lumière a Lione, ma però intanto servivano dei grandi spazi, infatti loro prevedevano per esempio una delle parti da realizzare era tutto il muro dalla parte di Porta Fiorentina, cioè di spazi molto grandi. Secondo, non si devono assolutamente vedere i proiettori dove arriva la luce, per non far perdere. Terzo, ha fatto una mappatura della zona, è un'altra cosa, questo è il festival delle diapositive proiettate sui muri, c'è un'altra questione. Esatto. E comunque è un percorso che abbiamo abbandonato perché i costi per realizzare un discorso di profilo e di livello come fanno a Lione erano insostenibili per la città di Terbo, sì. Cioè minimo servivano 200.000 euro per fare tre piazze. Per fare una cosa come Lione, però Lione, ricordatevi che in 4 giorni porta 4 milioni di turisti. Cioè, sì, ma è un'altra cosa, ma non va nemmeno paragonato. Quello è festival delle luci vere e proprie. Questa è la prima volta in vita mia. Io sono tornato da Milano stamattina, ti dico tranquillamente, i palazzi illuminati di Milano sono palazzi illuminati artisticamente, anche con delle messaggi di augurio, ma non è l'elemento principale della città, è un corollario delle iniziative cittadine che molto probabilmente noi, sai, in una situazione del genere ci è mancata a volte la pecunia per realizzarli. Nessuno, cioè, con 100.000 euro da spendere durante le feste natalizie è difficile che riesci a fare delle opere straordinarie. Non è che ti devi accontentare.
nell'accontentarti naturalmente non è che riesci a fare delle grandi dei grandi exploit. Questo molto probabilmente ce ne possiamo assumere pure la responsabilità di non aver avuto risorse necessarie per fare mostre come quella che potrebbe essere un Raffaello a Viterbo, no, cioè non abbiamo avuto mai la possibilità di realizzarlo, però non è che siamo andati a vendere qualcosa di diverso, abbiamo venduto sempre la realtà delle cose, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Se avessimo avuto delle risorse, e purtroppo devo dire onestamente, noi abbiamo un gap, se questo gap non lo risolviamo molto probabilmente non si risolverà mai il problema della cultura, cioè se non risolviamo il problema di destinare le risorse per Santa Rosa e per i festeggiamenti, noi non riusciremo a fare quello che è importante per la città in altri termini, perché abbiamo un succhia energie economiche che purtroppo, fino a che sta in capo all'amministrazione comunale, sarà impossibile realizzare altre opere, perché avremo sempre da gestire 100.000 euro per settembre verbese e 100.000 euro per Natale, poi il resto è finito. Però il resto io, è finito. Scusa, io però quello che volevo dire, ho letto da qualche parte che alcuni insistono sul discorso finalmente non ci sono più finanziamenti a pioggia, ma io non mi ricordo ci sono stati finanziamenti a pioggia, perché nel settembre viterbese, nell'estate viterbese sono sempre stati dei bandi e ci sono tantissime iniziative che sono state scartate. Poi un'altra cosa, il finanziamento comunque, diciamo così, a pioggia, come definisce qualcuno, non c'è, ma l'allargare la proposta anche su iniziative più piccole, su più iniziative, denota solamente la mancanza di interessi specifici, se permettete. No, io quello che volevo dire, no? Penso che non ci sia peggior cosa che alimentare delle grosse aspettative, e in realtà proprio con queste luci quello che è stato fatto è questo. Cioè, sono state alimentate delle aspettative immense, sia per quanto riguarda l'esposizione dei due quadri, che quindi insomma sia di Sebastiano del Piombo, che per queste luci, e quindi la gente era veramente caricata a qualcosa di meraviglioso, che finalmente coloro i quali adesso sedevano nei posti apicali, dove potevano quindi dare l'impronta di quello che cosa significa veramente fare cultura in una città come Viterbo, in realtà poi dopo si è visto che l'hanno disilluse tutte, perché veramente alcune piazze sembrano neanche le discoteche presenti nella provincia, bensì i parcheggi delle discoteche della provincia, e questo è dato non tanto dal fatto che veramente non si illuminano i palazzi o non si crea quell'effetto Lione, che appunto basta andare su internet e si vede che cosa significa, ma proprio che sono quattro fari messi là, peraltro visibili, e la gente si cieca pure quando passa. Ma quindi non è colpa dei produttori, assolutamente, cioè, voglio dire, ma se il pranzo non viene buono, non è che dipende insomma dal fatto che forse non erano buoni i prodotti con i quali viene cucinato, ma forse il cuoco, no, ci mette il suo, ed è proprio qui infatti che secondo me è caduta la situazione, perché se invece volevano fare un effetto che poteva esserci di illuminare, come è avvenuto anche in altre occasioni, le facciate delle palazze, non si può fare una cosa in 7 giorni, fare. In 7 giorni non la puoi fare, esatto, il problema è lì. E secondo me l'effetto deleterio è proprio questo, che adesso un'idea che poteva essere buona è stata letteralmente bruciata, come secondo me, io mi auguro che all'interno della Sala Reggia quell'esposizione non porti e non provochi dei danni agli affreschi, perché ricordiamoci che gli affreschi devono stare all'interno, la temperatura della Sala Reggia è una temperatura particolare, che è sempre fredda. Adesso invece quelle due catafalchi, perché così sono stati definite da lo stesso Sgarbi, hanno invece sottraggono umidità e quindi abbassano innalzano la temperatura, quindi si rischia un effetto clima che io mi auguro non provochi, e quindi che ci sia stato un monitoraggio di quelle che sono le crepe degli affreschi prima, e soprattutto
che successivamente ci sia un ulteriore monitoraggio a tutti gli affreschi della Sala Reggia, perché io, per quel poco che posso avere studiato di conservazione dei beni culturali, io mi auguro che appunto la sovrintendenza abbia valutato sia gli eventuali e quindi azzerato rischi per il trasporto e l'esposizione dei due quadri, ma anche per quanto riguarda il discorso della Sala Reggia, degli affreschi della Sala Reggia. Sono sicuro che sarà così, ma sarà bene avere un resoconto dello status degli affreschi post mostra, perché appunto secondo me quella temperatura, io l'ho visitata, peraltro diciamo che è molto bello rivedere dei quadri che appunto era da un po' di tempo che non si vedevano, fermo rimanendo che erano esposti e aperti al pubblico fino al 20 dicembre dell'anno scorso, ricordiamoci 2012, nelle teche climatizzate e quant'altro, e mi auguro appunto che questo non provochi dei danni, insomma, perché sarebbe oltretutto, oltre all'inganno, anche la beffa, perché insomma sarebbe poi ulteriormente poi da attingere ai fondi, al fondo di riserva per sistemare, ma sarà, non c'è fondo di riserva che regga poi dopo per eventuali danni insomma agli affreschi. Quando arrivi a Piazza Fontana Grande sembra di sta Gotham City, costruire, chiamiamo Batman. Sì. Santa Rosa, la necessità di un trasporto straordinario, quando in realtà il trasporto straordinario ci viene il Papa, lo aggiungo, ma idearlo che senso ha? Come lo... Io non so chi è che ha fatto la richiesta del trasporto straordinario. Sì, per l'UNESCO ho capito, però obiettivamente per il 3 settembre, perché sì. non so parlare di costi. Innanzitutto giustamente il sindaco ha detto costi quel che costi. Giustamente, però dico, naturalmente a maggio sarà, non credo che sarà facilissimo realizzarla. Questo è, però dovremo verificarla nei prossimi giorni, quando si programmerà l'iniziativa, e programmando l'iniziativa si mettono di corredo le risorse per fare il trasporto straordinario, perché supportare l'amministrazione, supportare l'anno prossimo di due trasporti, bisogna sempre realizzare che bisogna trovare le risorse. Questa amministrazione ha per quest'anno 2013 ha mantenuto le tariffe, quelle della precedente amministrazione, quindi noi siamo molto contenti che non ci sia stato un aggravio da parte dei cittadini, vorremmo che continuasse così. Altro argomento? No, siccome non hanno detto niente, no? Santa Rosa, mo che altro? Buon Natale! Oh, esposo! Visto? Sei esposo? Non ti rompi le scatole! Ma attinenti! Tu non vuoi attinente, trasporto straordinario, no? Dove abita? A Corchiano? Ah, una signora! Grazie! Signora che? Cominciamo... L'altro signore, Bicchiere a Giulio. Facciamo brindisi. Al trasporto straordinario. Buon Natale. Siamo esodati pure noi, esodati dal comune, l'hanno mandato a me, però buon Natale lo stesso.